Ciao a tutti Pischelli e benvenuti in questa nuova serie di Retro Game. Siamo su Resident Evil, signori. Un gioco retro game molto molto vecchio, come vedete da sottotitolo, 96. Io lo giocai nel 97-98, avevo circa 7-8 anni. Ed è un gioco che mi ha impressionato ai tempi perché non c'era la violenza che c'è adesso nei videogiochi, o perlomeno c'era, ma era in fatta molto pixelosa. E ve lo voglio riproporre come serie in HD, questo qui è in HD, quindi rifatto totalmente, texture e tutto, e l'ho già presentato come un random game. Partiamo subito con la nuova partita. Resident Fantastico. Quando sentivi questa cosa era fantastica. Allora, Wild Scream, ok, stile moderno o classico? Moderno, mettiamo moderno perché sennò... Mi picchiate perché voi non potete vedere la grafica cubettosa anche se giochiamo a Minecraft. Allora, quesito. Allora, agente, qual è il tuo stile? Questo l'avevo già fatto. Sono un po' arrugginito. Sì, sono un po' arrugginito in effetti. Per chi vuole impegnarsi, ma non troppo. Dai, facciamo una via di mezzo perché è troppo difficile. È veramente difficile sto gioco. Mettiamo una via di mezzo. Qui possiamo scegliere il personaggio, quelli vecchi. Oppure ci sono i personaggi nuovi, ma onestamente, allora, alcuni di voi sotto il Random Game avevano scritto: se fai una serie usa i personaggi nuovi, ma a me i personaggi nuovi onestamente non piacciono. Cioè, il Chris Redfield è questo, quello vecchio proprio. E poi voglio farvi entrare nell'atmosfera del vecchio gioco, quindi preferisco. Voglio portarvi questo Resident Evil perché. In realtà, vi devo spoilerare questa cosa, io volevo già portarvi questo gioco, ma proprio nella versione classica, proprio quella vecchia. Solo che poi ho visto che è uscito il remastered, ho detto, cazzo, il remastered, almeno è bello da vedere, no? Allora, scegliamo Chris, quasi quasi. Perché se partiamo con Valentine, ci danno già la pistola all'inizio. Con Chris, no. O il contrario. Vabbè, comunque, partiamo con Chris. Se questa serie vi piace, ragazzi, lasciate un bel pollice in su perché così mi fate capire che vi piace. Nel sondaggio che avevo fatto per il venerdì, del retro game, appunto, avete scelto Bioshock, ma è un gioco Alpha Team is flying poco. around the forest zone, situated in Cioè, è northwest Raccoon interessante, City. ma non sarà We are seguito, searching for secondo the helicopter of our me. compatriots, Bravo Ok, Team, stiamo cercando il Bravo Team, who ok. disappeared during the middle of their mission. Scomparsi, scomparsi. Questo video l'avevo già visto. Cioè, nel senso. Bizarre Strani murder omicidi sono cases have recentemente recently avvenuti occurred a in Raccoon Raccoon City. City. Secondo There are outlandish testimonianze, reports alcune of families being famiglie sono attacked state. by a Eh sì, group of about ciao. 10 Ok, people. un gruppo di 10, eh? Victims Ok, ve were lo leggete da apparently voi, signori. beaten. The Bravo Bravo team è team stato was sent inviato in to per investigare. investigate, Ma but secondo we lost me. contact. Look, Chris! Oh, un elicottero, signori, un elicottero. Ta ta ta. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Signora, Kevin. tutto a posto? Non penso, no, direi di no. Scappa, scappa! Ok, We questo va in continued giro con our gli occhiali di search for the other notte. Sì, members. sei un genio, ok. And it turned È into risultato in un incubo, in a effetti. nightmare. Era un vero incubo. Questo gioco, signori, ai tempi era stato fatto. Questa scena che vedete in questo momento era stata fatta. Proprio neanche in computer grafica dei tempi, ma con persone reali, quindi cioè, era fantastico vedere gli effetti speciali tipo i petardi che quando arrivavano durante la sparatoria. Era fantastico. Non c'è nessuno. Stai calmo, Joseph. Joseph, stai calmo. Non ti preoccupare. Adesso vai a casa, su, vai a casa, ti fai una birretta, un panino e tutto. No, forse. No, non ci vai a casa, mi dispiace per te. Joseph è morto, è morto, è morto. Sta morendo. Ma questi che cazzo? No, ma non dategli una mano, non sparare tu, cioè. Clic, signorina Valentine, lei è un po' scioccata. Sì, sono cani, cani, oddio, più o meno. Ok, corri! Sì, ciao. Ciao. Mamma mia. Dai, corri. Corri! Corri, cazzo! Un elicottero. Ci hanno lasciati. Bastardi. E ci hanno lasciati soli. Doggy.
Yeah. Da questa parte. Figo di turno quello, eh. Guarda, guarda, guarda. Ok. E finiamo nella villa, signori. Nella villa. Grandi ricordi. Si vede il mouse, signori? Non lo so. Boh, si vedrà il mouse, ma non lo so. Durante la registrazione io lo metto qua nell'angolo, così non vi disturba. Solamente tre membri della Stars. Captain Wesker, Jill e io. Jill and myself. We don't know where Barry is. Barry. Oh, guarda che. Is everyone all right? Che è andato, raga. Mamma mia. Barry. Where's Barry? Barry. He's. Già. No. Già. Appunto. What was that? Cos'è stato? Ma mi sa che. Vado a controllare. Ma perché devo andare io? Cioè, non ho capito. Ma potete andare con un altro, tipo figo di turno, non so. Ok. Chris? Sì? Sì, baby, dimmi. Don't worry. Yeah. Sì, tranquillo. Mi bruciano gli occhi stasera, raga. C'ho male agli occhi. Allora, prima parte del gioco che abbiamo più o meno visto nel retro game. Sì, nel random game, io confondo sempre. Questo è l'inchiostro per salvare le nostre partite. Ne abbiamo tre, fantastico. Allora, qui c'è la macchina da scrivere. Io, per non saperne leggere né scrivere, proprio io ci scrivo sopra. E facciamo un salvataggio nella sala da pranzo. Fantastico. Ottimo. Adesso, andiamo di qua. Qui dovremmo esplorare tutte le zone, cercare vari meccanismi, come sappiamo. Qua c'era uno scudo, ma non lo voglio prendere inizialmente. Qua c'è l'orologio. Ok, sì. Si apre la sala verso il tuo destino, signora. Qui ci sono due tizi. Il quadro di due cavalieri che combattono. La spada corta è stata infilzata nel tronco di un cavaliere, mentre la spada lunga ha trafitto la testa dell'altro. Ah, che goduria. Ok, andiamo di qua. Questi caricamenti ci sono sempre, ci saranno sempre, signori, quindi abituatevi allo stile di gioco. Qui c'è... Sì, signora? Tutto a porno? Tutto bene? Ecco, e parte il video iniziale di questo gioco, il primo video iniziale di questo gioco. Dopo, vabbè, il prologo, ok. Il prologo, non lo so. Ah! Fantastico. Scappa! Scappa, cazzo! Scappa! Dove andiamo? Di qua. Torniamo indietro. Vi ricordo che i comandi del gioco sono stati modificati, cioè mettendo lo stile, diciamo, moderno, hanno modificato il movimento. Cioè, prima era molto a croce, ok? Cioè, lo spostamento del personaggio era proprio a croce. Non potevi ruotarti velocemente o cose del genere. Ok, torniamo indietro e scopriamo che... Wesker? Che ci hanno Jill? Abbandonati. Fantastico. Fantastico proprio. Ok. Where did they go? Dove sono finiti? Non lo so. Signora? Sono spariti. Se ne sono andati. E abbiamo la pistola, finalmente. Ok. Se invece iniziamo con Jill... iniziamo già con la pistola. Sì, ovvio, la raccolgo. Cioè, che domande sono... Però io dovrei anche equipaggiare. Adesso devo vedere i comandi. Perché... Ah no, sì. Giusto. Devo fare triangolo, aprire qui, equipaggia. E ho equipaggiato la pistola. Abbiamo l'accendino, 15 colpi, non tante munizioni, eh. Ok, allora io farei un giretto. Vedete prima le porte, quelle che si aprono. Tipo questa dovrebbe aprirsi, teoricamente. Quello che mi ricordo, eh. Signori, sono da ricordi. Il primo pezzo me lo ricordo, onestamente. Un pochettino. Sì. A porno? Qui c'è un qualcosa da prendere che non mi ricordo cos'è, però va bene. Vediamo se si vede l'inquadratura. Non si vede. Qui dovremmo saltare dentro. Ok. No, spostare questo. Ok. E c'è un qualcosa lì dentro che non mi ricordo cos'è, onestamente. Cioè, mi ricordo che c'era un oggetto da prendere, ma... Vai su, bravissimo, ciccio bello. È la mappa della villa, fantastico, ok, prendila, sì, ci serve. Allora, la mappa è molto importante perché ci fa vedere le porte aperte, le porte chiuse, in corso, ok, completo, il nord che traballa, come vedete nella bussola, ok.
Ok, è la mappa della villa 1F, quindi 1F, quindi ci saranno altre parti? Non me lo ricordo, onestamente. Qui cosa c'è? Sì. Un pugnalo. Prendi il pugnale, ok. Allora, usando oggetti tattici quali pugnali potrai sottrarti momentaneamente alla presa del nemico. Tuttavia non potrai fuggire se il nemico ti afferra dietro le spalle. Ok. Per equipaggiare l'oggetto tattico accedi alla finestra dello stato. Ok, equipaggia, ok. LB, LB perché sto giocando col joystick, signori. Adesso, facciamo, se sbaglio sempre il tasto. E facciamo equipaggio, ok, fantastico. Fantasticissimissimo. Zan zan zan. Il nostro amico è tornato. E dai, non ti faccio. Ok, facciamolo fuori, signori. Muori. Zan. In testa. Ah, maledetto. Adesso, no, non fare cattivo, dai, stai buono, cazzo, ci ho già tolto la vita, sto. È morto, mio signore. E il pugnale non possiamo recuperarlo, perché io dico queste cose, vabbè, non possiamo fare, cioè, nel senso, Oh, la telecamera, è impazzita. Ok, qui è chiusa, l'emblema della spada è inciso sulla serratura. Ci faremo due maroni a cercare emblemi di porte, ok? Ma è anche il bello di questo gioco, cioè cercare gli oggetti, fare gli enigmi, eccetera, eccetera. Vediamo un po' come siamo messi, perché, raga, qui è tragico. Abbiamo due Reebok, ok. Allora, io andrei a far fuori... Anzi, aspetta, andiamo a vedere sotto la scala qui cosa c'era. Non mi ricordo più cosa c'è sotto qua. Ok. Signora, tutto a posto? Ok, non facciamoci domande, andiamo avanti. Ok, saltiamo di qui. Io vi ricordo sempre di lasciare un like, signori, e magari qualche commento con qualche aiuto, così sapete mai, si sa mai, no? Allora, facciamo il giro di qua. Non salviamo per il momento ancora, ma lo faremo a breve, mi sa, perché qui ci proprio ci arano, ok? Adesso il nostro amico che era qua, dove è finito? Dove sta andando? Dove è andato? Sì, signor, si gira di qua. Si gira, andiamo di qua. Non lo vedo. Salve. Ovviamente. Oh, sto sparando dal vuoto. Merda. Cazzo ho finito i colpi. Oh merda. Signor cadavere, mi dà qualche colpo? Cos'è? Non mi serve a me. Colpi voglio, munizioni. Dove sono le munizioni? Voglio le munizioni. Non aveva munizioni. Vabbè, andiamoci. Ok, siamo messi bene, signori. Partiamo proprio bene. Proprio il top. Ho sprecato tre colpi contro il muro. Mamma mia. Questo posto. Ok. Munizioni. Sì, le voglio, dammele subito. Allora, facciamo così. Combina con questo, ok. Mamma mia, mi sono... quello è vivo? Ma, non saprei. Vabbè, andiamo a vedere. Per raccogliere le piantine. Le piantine sono importanti. Le piantine possiamo curarci, quindi... Le prendiamo e non sono cumulabili, come in Minecraft le cose non possono essere cumulabili, però le possiamo prima di tutto esaminare, quindi magari ci sono degli oggetti che poi più avanti dovremmo esaminare e possiamo anche combinarle tra loro. Olè, abbiamo fatto praticamente erbe miste, sapete com'è, no? Mettete l'erba mista e fate le cose, no? Ok, non sto qua a insegnarvi le cose, andiamo avanti e saliamo la scala. A volte queste telecamere mi fanno impazzire il joystick, non capisco. Ok. Vediamo cosa ci troviamo qua, perché... Raga, sto a sudare. Bastardo! Bastardo, lo vedete? Bastardo! Allora, sei bastardo! Ma perché devo sparcare i colpi? E
Questo è morto? È morto, signora. È morto. Allora, prendiamo questa piantina. Prima di tutto. Piantina numero 2. C'è il numero 3. Numero 2 e 3, 4. Ok. Ok. Abbiamo già l'inventario pieno. Fantastico. Allora, aspettate un attimo che faccio così. Combina. E la combiniamo con queste. Facciamo un bel mucchione, ok? Quella la teniamo da scorta che non si sa mai. Allora, di qua. Dove sta il tizio? Dove sta il tizio? Allora, sì, signora. Guardalo, guardalo. Male, maledetto. Maledetto. Saltare la testa. Ok. Questa cosa è comoda. Se gli spari in testa muoiono subito. Non è da sottovalutare questa storia. Oh, un oggetto. Aspetta, c'è qualcosa che luccica qui. Cos'è che luccica? Cos'è che... No, non luccica niente. Le mie immaginazioni. Ah, è qua. Ok, qui c'è... Freccia dorata. Cosa faccio? La prendo? Non la prendo? Poi non ho più spazio. Prendiamola, dai. Prendiamola. La finestra è stata scelta... esamina... oggetti. Ok, sì, lo sappiamo, signora. Ok. Qui, ah, ecco qua, guarda qua. Un caricatore. Non posso portare oggetti, ma allora sono sfigato. Allora, aspetta. Facciamo così. Esaminiamo questa, prima di tutto. Esamina. Sembra possibile rimuovere la punta. Ok, rimosso la punta. Punta della freccia. La punta della freccia è fatta di un peri. Ok. Ok, perfetto. Vabbè, ho capito. Allora, facciamo. L'unica cosa che possiamo fare, signori, per prendere il caricatore è combinare questa con. Oh Cristo! Non possiamo farlo. Ok, benissimo. Allora, ricordiamoci qui allo specchio. Settiamo. Vediamo la mappa. La mappa si vede come si vede la mappa. La mappa. Siamo nella villa 2F. Ok. E per tornare. No, villa 2F. Come? Ah, ok, così. No, non ho capito. Ah, così. Siamo quindi dove? Villa 2F. Siamo arrivati. Ah, in cima alla scala lì. Ottimo. Allora, perfetto. Io andrei a salvare. Qui, dove usciamo? Dove andiamo? Non lo so. Hai aperto la... l'hai aperta? Ok. Di qua invece? È chiusa. La chiave dall'altro lato. Fantastico. Questa, se non sbaglio, ci fa uscire nel corridoio in alto. Però io andrei a salvare, signori. Quella porta lì dove porta? Boh, non lo so. Le esploreremo tutte comunque. Quella non lo so, non lo voglio sapere. Me ne vado di qua. Me ne torno indietro perché... Voglio salvare, signori. Abbiamo poca roba, poche vite. E cioè, poca vita, nel senso, abbiamo proprio munizioni scarsissime. Quindi. Ok, tu non sei. Oh! Visuale che impazzisce. Stai carmelissima. Ok. Ok, usciamo. E qua ci dovremmo trovare quel fottuto che abbiamo sprecato tre colpi al muro, teoricamente. Vediamo adesso. Mazza sta inquadratura, però. Facciamo un rumore. Salve. Sono quello delle pulizie. Stavo andando un attimo di qua. Via. Ok. Fantastico. Benissimo. Siamo a buon punto. Cioè, siamo all'inizio, signori. Siamo all'inizio. Questo gioco è lunghissimo. Ok. È veramente lungo. Ok. Macchina che da scrivere. Salviamo i progressi. Sì. E a sto punto facciamo la stessa tecnica che abbiamo usato in Dino Crisis, cioè facciamo due punti di salvataggio, perché questi giochi sono veramente bastardi. Ok, signori, io direi che siamo arrivati alla fine di questo video e di questo retro game. E noi ci vediamo in un prossimo video di retro game, che sarà venerdì prossimo. Vi ricordo che la serie sarà solo di venerdì, quindi è un video settimana, guardatelo, no? E lasciate un like se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo prossimamente. Dallo che ho detto, ciao a tutti!